Ciao ragazzi, bentornati a voi che siete super tecnicamente fantastici. Beh, qui siamo sempre dalla parte degli utenti, quindi Silvio Firpo, l'utente più veloce dello scorso video. Super saluto al prossimo commentatore, like, iscrizione, campanellina, tutti i social per contattarmi, io ti rispondo sempre. Voi mi conoscete, i nuovi iscritti, sappiate voi, Instagram, pagina Facebook, scrivete, mail, io vi rispondo sempre, arrivo nel limite dei tempi, siete tantissimi, sempre di più, da tutti. Parliamo dell'argomento. Ah, sotto aspettate, Amazon link per sostenere il canale, comprate sempre dal link Amazon per sostenere il canale, che trovate sempre sotto la pagina, cambiano sempre i prodotti ogni volta. Allora, parliamo di Omobile che tenta di muoversi, cioè finalmente dopo un torpore, un addormentamento di mesi, tenta di rilanciare una nuova tariffa a fine estate, 200 giga, perché è un po' tardi che siamo già verso settembre, a 9,99 al mese. Questa è la tariffa di Omobile, che non è poi una tariffa molto diversa da quello che è il resto del mercato. 9,99, 200 giga li vediamo già in altri gestori, Veri Mobili li ha, ne ha 220, Rabona ne offre anche 250, e i 200 giga e i 250 giga 9,99 c'erano già arrivati anche nella concorrenza. Se no, come minimo siamo a 150 giga, che siamo molto vicini ai 200, diciamo dalla fascia dei 150 giga andare ai 200-220 giga, dai 9 euro ai 9,99 ci sono un po' i competitor principali dei virtuali, ma anche degli operatori fisici, soprattutto Iliad e qualcosa Wind Tre, Vodafone e TIM sono sempre con prezzi fuori mercato, e quindi lasciamo perdere, li devi accontentare o di meno giga di pagare 15 euro. Wind Tre tenta di stare nei 10 euro con più giga, Iliad è l'unica secondo me che ti dà quasi 200 giga, 9,99 tutto incluso col 5G. Una cosa che mi piace è che finalmente non c'è più il medioevo stile H3G, ti faccio pagare il 4G un euro, almeno questo non lo vediamo più col 5G, perché sennò veramente era un incubo. Questa storia dell'euro del 4G mi è rimasta dentro e te la ripeto a volte nei video, perché veramente è stata la più grossa nefandezza della telefonia mobile, secondo me la più grossa castroneria che potevano fare, far pagare il 4G un euro. Vabbè. Le cose comunque che fanno ridere devono rimanere nella storia, ci deve essere sempre qualcosa di negativo oltre che molto positivo, anche qualcosa di molto negativo che segna un po' le ere e la storia e gli articoli che rimarranno. Allora, questa tariffa di Omobile è sviluppata su 200 giga in 4G a 30 megabit per secondo, quindi limiti di banda 30 più 30, minuti SMS illimitati. Possiamo tranquillamente dire che gli SMS e i minuti di Omobile sono illimitati, c'è scritto qualcosa nelle note ma non ci sono mai stati problemi. I 200 giga sono fruibili tutti alla velocità massima del limite di banda orribile che continua a permanere negli operatori virtuali, soprattutto quello da 30 mega così restrittivo come quello di Omobile. Ancora io non riesco ad accettarlo, però c'è, siamo nell'era del 5G al gigabit, andiamo ancora a 30 mega. Io veramente sono un po' allibito da questo, almeno vedo Coop Voce a 100 mega, Poste Mobile a 300, che poi li raggiungi, non li raggiungi dalla zona, ok, va bene, però almeno lì, Spuso anche, hanno limiti di banda aperti, c'è il 4G pieno, anzi, 300 megabit è il 4G Plus pieno, alcuni il 4G pieno come Coop Voce almeno fai 100 giga, qui siamo ancora a 30, vabbè. Io tutti i limiti di banda non li percepisco, non li capisco. Però ci sono addirittura gestori che almeno hanno allargato il 4G, il 4G Plus quasi pieno, altri invece sono ancora lì col 30 mega. Questa è una grossa penalizzazione, anche perché voi immaginate quando mai potrà arrivare il 5G negli operatori virtuali, mai che se arriva castrato, voi pensate un 5G a 100 megabit. Sì, vai, molto più del 4G, ma comunque sei 9 volte meno, cioè voi dovete considerare che la performance del 5G attuale, che sta crescendo sempre di più, anche la copertura, arriva già a 700, 800, 900, 600 megabit, 500 come niente. Voi pensate avere un 5G che si ferma a 90 mega, cioè come essere al 4G base, cioè per arrivare al 4G base dovrete avere scritto 5G, cioè un 5G senza senso, praticamente è un 4G con scritto 5. Quindi il 5G reale, se continuano a tenere limiti di banda o non arriva, o arriverà con una castrazione megagalattica, che comunque aumenterà per forza la velocità. C'è chi riuscirà ad arrivare magari a un po' di più,
che non ha limiti di banda, magari 400-500 mega, qualche miracolato come CopVoice o chi non mette limiti di banda a Poste Mobile, magari qualcosa in più si vedrà, ma non molto di più di adesso. Altri potranno raggiungere i 100 mega, cioè si alzeranno un po' i limiti di banda grazie al 5G, ma non sarà mai un 5G. I virtuali hanno questo limite, sono delle seconde scelte, è inutile che ci giriamo intorno, però funzionano bene, come secondo numero vanno bene, anche come primo numero se uno non ha esigenze particolari offrono, il prezzo oramai è allineato con gli operatori, cioè ragazzi il prezzo degli operatori virtuali 10 euro li trovi anche negli operatori fisici, Wind Tre e Iliad offrono tariffe uguali con gli stessi giga operatore fisico senza limiti di banda, prima scelta, cioè, voglio dire, quindi una volta il virtuale, cioè, ha senso se paghi 4 euro per il servizio che ti dà, ma agli stessi prezzi del fisico assolutamente la priorità va al fisico, a mio modo di vedere. Poi uno utilizza poco il telefono, le va bene 30 mega per lavorare, per telefonare 200 G, va benissimo l'operatore virtuale anche sul primo numero, ma è un utente friendly, un utente basic, insomma, che non ha delle esigenze particolarmente elevate, e quindi le va bene avere un operatore virtuale come primo numero, ci sta. Come secondo numero sono l'ideale, perché comunque ti danno un appoggio di giga importante, puoi chiamare, comunque non hanno grosse problematiche anche nelle chiamate, negli sms, per carità. Detto questo, questa tariffa, diciamo, dopo tanto tempo mi aspettavo ovviamente qualcosa di più, nel senso, come prezzo mi sarei aspettato un 8,99, 220 giga, magari 20 giga in più per fare un po' di concorrenza a Verimobile, per dare una scossa al mercato e far vedere che un mobile era presente. Invece 200 giga 999, diciamo, è buona ma non è eccellente, è in linea con Veri, è in linea con Rabona, è in linea con quei quattro operatori virtuali che già fanno quel prezzo con i 200 giga, sì, è buona, però non va, sì, un mobile va, bisogna secondo me di entrare come un coltello nel burro e di dire no, 8,99, 220, ecco, faccio meno degli altri, ti do di più in questo momento, anche perché ho avuto il problema del dark web e tutto, sto rientrando, sto riprendendo un po' fiducia nella clientela, entro in quel modo lì. Invece è andato a standardizzarsi, ha detto ti faccio la 200 giga a 9,99, ci sono anch'io, faccio concorrenza ai miei competitor, mi piazzo lì, eccetera eccetera, e va bene, meglio di niente, però permangono le solite storie, non ha innovato, il limite di banda, eccetera eccetera. Siamo sempre lì, come rete affidabile, penso che un mobile i 30 mega li raggiungi sempre, non ci sono particolari intoppi, ho sempre detto che tra i virtuali o mobile è quella che mi dava più stabilità, confermo, ha molta stabilità di rete, anche se il limite di banda è molto molto restrittivo, quello che comunque vi potete raggiungere lo raggiungete, ecco. Per esempio Poste Mobile non ha limiti di banda, ma a volte va più lenta di Omobile, cioè non ha limiti di banda, ce l'ha alto fino a 300 megabit, ma a volte va a 30 come Omobile, perché magari c'è traffico intenso, le celle sono intasate, a volte con Omobile si raggiungono tranquillamente i 120 mega, dipende dalle zone, cose che comunque con, scusate, con Poste Mobile, con Omobile non puoi raggiungere causa limiti di banda, però la rete di Omobile è molto stabile, funziona bene ed è abbastanza affidabile da quel punto di vista, sì sì, sicuramente non troverete difficoltà nella navigazione per quello che sono i limiti ovviamente dei 30 mega. Quindi una tariffa senza infamia lode che fa catalogo, che aumenta un pochino lo step, lo porta a 200 giga, sta nel mercato, fa concorrenza ai competitor, niente di più. Se volete, se siete amanti di Omobile o volete ritornare con Omobile o volete mantenere Omobile, può andare bene, ma non vedo se siete con Veri allo stesso prezzo, con Iliad, con Team, per quelle difficili che fanno prezzi, secondo, o con un altro operatore a 200 giga allo stesso prezzo, di cambiare, non ha senso. Anzi, c'è qualcuno che ti dà anche 20 giga in più a quel prezzo, quindi non vedo questa scintilla, cambio, wow, tariffa da far subito, però vedo una stabilità, rimango con Omobile, ho una tariffa da 100 giga da 6-7 euro, voglio una da 200, siccome mi piace Omobile vado a fare quella di Omobile, allora sì, perché visto che è allineata alle altre posso scegliere Omobile, quindi per chi si trova bene con Omobile o è stato e vuole rientrare può essere l'occasione a 200 giga 9,99, per il resto ci vuole molto di più per poter prendere passo, per poter riprendere clientela ancora di più e per aspirare a scalzare la concorrenza. Kena ha messo il per sempre, si sta muovendo, ha fatto quella promozione estiva molto meglio Kena, pensate che Kena sta andando meglio di Omobile secondo me in questo momento, è in salita, se continua a dare segni di miglioramento con Team Sotto potrebbe insidiare anche le posizioni di Veri, Poste Mobile, CopVoce, che in questo momento sono secondo me i tre che fanno più clienti, là davanti, poi subito dietro al quarto posto Kena, poi Omobile, Rabona e via dicendo gli altri, spuso ormai
è un po' addormentata lì da tempo, ha quelle tariffe fisse, non vuole sfornare nulla, non si fa sentire, però attenzione perché spuso un colpo solo potrebbe fare la tariffa della vita. Ricordatevi quello che vi sto dicendo, i 200 giga di Ilio da solo in arrivo, potrete cambiare anche dalla 150, passare alla 200 subito dopo che sarà finita la flash, dopo l'estate credo che arriverà, ma a sorpresa potrebbe arrivare anche a fine estate, a settembre. Per quanto riguarda, dicevo, spuso, boh, lì può venire fuori una tariffa in qualsiasi momento, anche da 300 giga, 400 giga, non si sa, spuso è così, ferma lì, però potrebbe potenzialmente, questa notizia che vi do potrebbe farvi riflettere, attenzione perché messa lì nell'angolo, nessuno se la ricorda più, potrebbe potenzialmente fare una tariffa e riportarsi nelle posizioni di vertice. Speriamo, perché non si hanno più notizie. Per il resto questa tariffa promossa? No. Bocciata? No. Esiste? Sì. Ecco, mettiamola così. Ciao e grazie come sempre.